Allora, grazie ai nostri inviati Anna Di Russo e Giuseppe De Masi, saluto Leonardo Donno, Movimento 5 Stelle. C'era a Firenze? C'è andato? No, non c'ero purtroppo a Firenze, però ho seguito ovviamente la manifestazione, è stato molto bello. Ha visto, non so se altrettanto entusiasmo per quel che oggi leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera, cioè questo, le prime linee guida su che cosa diventerà il reddito di cittadinanza. Mia misura di inclusione attiva, ha avuto modo di leggere, che ne pensa? No, attendiamo no. Intanto di vedere, sì, ho avuto modo di leggere la notizia, attendiamo di leggere sì. Insomma, nel concreto questo nuovo decreto, ma mi sembra però già un ennesimo passo indietro questo da parte di questo governo, perché prima si distrugge una misura che di fatto stava funzionando, nonostante magari servisse magari qualche correttivo, però... Addirittura adesso tornare indietro semplicemente per fare un po' di cassa sulla gente che ha bisogno, perché qui si tagliano 2-3 miliardi, alla fine si risparmieranno 2-3 miliardi di euro e quindi quella promessa di campagna elettorale di cancellare totalmente il reddito di cittadinanza, stanno solamente cambiando il nome e tagliando un po' anche, stringendo le maglie, ecco, questo stanno facendo. Il nostro ospite del Movimento 5 Stelle scuotere vigorosamente il capo. Non vigorosamente, il problema... Vabbè, il non problema... era timido però, ecco. Perché bisogna anche poi fare i conti con la realtà, perché io vengo per esempio da un territorio, ma ci sono casi ovviamente in tutta Italia, dove soprattutto nei periodi estivi, essendo un periodo magari dove si lavora di più con il turismo dalle mie parti, c'è proprio lo sfruttamento dei giovani, ma anche delle madri, dei padri di famiglia che vengono pagati 20-30 euro al giorno per 10-12 ore di lavoro. Ora, ditemi voi se questo può essere, diciamo, se può essere una paga dignitosa nel 2023. Secondo noi no. Ecco perché intanto va affrontato il tema di un salario dignitoso. Ecco perché dal 2013 ormai il Movimento 5 Stelle porta avanti la battaglia per i lavoratori del salario minimo, un salario minimo orario. Nella passata legislatura avevamo una proposta di legge che nessuno ha voluto sostenere, era lì ferma in Senato, depositata dalla nostra Nunzia Catalfo, non l'ha voluta sostenere nessuno, né ovviamente il centrodestra, ma neanche gli altri partiti che oggi, fortunatamente, il Partito Democratico sta facendo grandi aperture. Anche Calenda abbiamo visto disponibile, e questo ovviamente poi dobbiamo vedere se dalle parole poi si passa ai fatti. Noi ci aspettiamo anzi che il governo, anzi approfitto qui della presenza del sottosegretario Freni, facciamolo questo salario minimo, perché serve ai cittadini italiani un salario minimo di 9 euro lordi l'ora, al di sotto del quale non si può andare, perché al di sotto di questo non è lavoro ma è sfruttamento, anche perché, e chiudo, noi abbiamo questo problema che ci sono quasi 5 milioni di lavoratori che in Italia percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora. Questi sono i numeri. Poi se queste persone noi vogliamo dire no, dovete continuare a farvi sfruttare, non mettete su famiglia, non fate un mutuo, non potete sognare un futuro diverso. Cioè ditelo chiaramente che questo non lo volete fare. Chiudo veramente su 10 secondi. C'è un tema che in 30 anni in Italia il salario si è abbassato, non è aumentato. Cioè noi abbiamo una diminuzione dei salari del 3%, salari al palo da mentre tanti in Francia, italiani, in Germania i salari sono aumentati di oltre il 30%. Perché l'Italia deve essere sempre dietro agli altri paesi europei? Di questo abbiamo parlato tante volte. Io vi sfido a dirmi quale contratto collettivo vero in Italia ha retribuzioni di 30 euro al giorno per 12 ore. Anche di meno. Freni, lei è evidente, ma diciamo avete dato dimostrazione che questo governo, questa maggioranza, proprio vive lontana dalla realtà, perché se voi, diciamo, foste vicini ai cittadini, le sentireste ogni giorno queste storie. No, ma lui parla di contratti collettivi, non di condizioni di lavoro. Lasciamo parlando di contratti collettivi. Allora, una cosa diversa. Allora, mi spieghi semplicemente perché in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori regolari con i contratti regolari. Come non sono regolari? Lavoratori che hanno un contratto magari da 5 euro al giorno, scusami, da 5 euro... Da... E le sembra dignitoso 5 euro l'ora? Allora, sono lavoratori che hanno un contratto per lavorare 5 euro al giorno e che quindi percepiscono una paga
compatibile che magari ma io voglio capire 12. Io voglio capire allora, qual è il problema di lavorare su un minimo sotto il quale non si può scendere, qual è il problema? È un calembour politico perché ma in Italia non è così. Faccia sentire l'onorevole del Movimento 5 Stelle sì, diciamo, e poi arrivo questa, da lei questa sensazione di sofferenza diciamo l'avvertivo anch'io perché poi si parla di transizione, di ma scusate, ambiente. I lavoratori vi piacciono solo quando freni. Allora, del reddito. Io ho ascoltato diciamo, tutte le sue osservazioni in silenzio, le chiedo di ascoltare anche me. Cioè, come il centrodestra, la Lega nello specifico, intende perseguire la transizione ecologica, andare verso la transizione ecologica e contrastare i cambiamenti climatici? Come lo stanno facendo di fatto? Con le trivelle? Con gli inceneritori, vogliono andare verso il nucleare. Cioè questa è la visione, bloccando le misure che vanno verso diciamo proprio quella transizione ecologica, quel risparmio energetico, obiettivi che dovremmo raggiungere entro il 2030-2050. Come affrontano loro questa tematica? Abolendo per esempio misure come il superbonus 110%, si può essere d'accordo o meno, però è una questione di visione. Loro hanno una visione che ci porta indietro di 10 anni. Noi invece stavamo iniziando questa transizione, perché è giusto che non è che si fa dall'oggi al domani il cambiamento, però se noi andiamo indietro, cioè loro erano quelli che nel 2016 dicevano no alle trivelle, Salvini con le magliette no trivelle, la stessa Premier Meloni che diceva che chi favoriva le trivelle era dalla parte un governo che favoriva le trivelle. Meloni ha cambiato posizione. Scusa, allora capiamoci mondo, come si vuole perseguire, hanno cambiato posizione, benissimo, quindi cioè, diciamo delle cose ai cittadini, poi arriviamo al governo, arrivano al governo e cambiano idea. Vabbè, su questo, diciamo, sui temi sono ambientali... Sono intervenute anche delle vicende internazionali che hanno cambiato il mondo, lo scenario. Ma guardi, no? Sulle trivelle per esempio, intanto non se ne sta accorgendo nessuno di questi interventi del governo, anche perché... Prima di fare nuove trivellazioni passeranno anni, però intanto poi distruggeremo i nostri mari e il nostro ambiente. Quindi su questo non c'è una visione da parte del governo sulla transizione ecologica e sull'ambiente. Il loro obiettivo è semplicemente trivellare, nuovi inceneritori, soluzioni semplici, rapide, poi chi se ne frega dell'inquinamento, della salute dei cittadini, dell'ambiente e dell'economia. Parlano di posti di lavoro, degli operai che potremmo ritrovarci per strada tra qualche anno, delle industrie. Cioè voi state mandando a casa centinaia di migliaia di lavoratori cancellando il sistema di cessione dei crediti e il superbonus. Allora, voi, una cosa per voi.